Allora, oggi volevo commentare un articolo che è apparso all'interno del Sole 24 Ore, che fa riferimento intitolato Non solo ArcelorMittal, perché le multinazionali disinvestono dall'Italia, di Paolo Bricco. Si tratta di un articolo, diciamo, molto lungo, all'interno del quale si affronta non soltanto la questione di ArcelorMittal, ma anche in generale la questione, diciamo, della relazione tra l'economia italiana e quelle che invece sono le multinazionali straniere. In modo particolare si fa riferimento appunto ad ArcelorMittal, però si fa riferimento anche al fatto che appunto ha deciso, diciamo, di lasciare, di restituire l'Ilva allo Stato. Si fa riferimento ad FCA che ha scelto di ridurre il numero di autovetture prodotte dalla Maserati a Torino. Si fa riferimento al fatto che questa riduzione potrebbe aumentare nel caso di accordo tra FCA e PSA. Si fa riferimento al Whirlpool che ha deciso appunto di ridurre la produzione in Italia, a Unilever, che è praticamente l'azienda che produce il Dado Knorr, che avrebbe deciso appunto di spostare questa produzione in Portogallo, e si fa riferimento, diciamo, ecco, a questi disinvestimenti che sarebbero dei capitali internazionali nei confronti dell'Italia. Chiaramente l'articolo però, diciamo, si spinge oltre, cerca di affrontare quasi sotto un punto di vista teorico quelle che sono le relazioni, diciamo, tra imprese italiane e imprese straniere, considerando il fatto che, secondo l'autore, a fronte sostanzialmente di un aumento del numero delle imprese italiane che sono partecipate dalle imprese straniere, si è però comunque venuto a verificare una riduzione, diciamo, del trasferimento tecnologico e anche del trasferimento di competenze manageriali dalla casa madre rispetto a quelle che sono appunto le controllate. E quindi questo, secondo l'autore Paolo Bricco, significherebbe che tendenzialmente gli investitori stranieri in Italia hanno in realtà iniziato a mettere in atto una strategia di disinvestimento, poiché diciamo, da un lato drenano risorse conoscitive e tecnologiche verso la casa madre, dall'altro lato mancano di investire adeguate competenze manageriali e adeguate conoscenze nelle aziende appunto italiane. E questa osmosi quindi praticamente sarebbe un gioco, diciamo, in cui le imprese italiane chiaramente perdono una perdita secca. Chiaramente l'autore in questo appunto lungo articolo, dove affronta, diciamo, comunque soprattutto il tema del know-how manageriale e della relazione appunto con diciamo, delle imprese straniere rispetto a quelle italiane, fa riferimento anche ad alcune tecniche di merchant banking, e cioè il fatto che molto spesso le imprese straniere, quando comprano le aziende italiane, sostanzialmente, diciamo, non è detto che le facciano permanere nella loro condizione, diciamo, diciamo, esistenziale, ma anzi cercano di distruggerle. Cioè, se un'azienda media ha magari due settori di attività, la dividono in due, quindi tengono quello più produttivo e l'altro magari lo cedono al mercato. Oppure, se un'azienda è composta da, per esempio, una sezione industriale ed una sezione ricerca e sviluppo, tengono quella industriale e tolgono quella ricerca e sviluppo, insomma, realizzano sostanzialmente delle specializzazioni produttive che sostanzialmente si determinano come delle riduzioni di valore di queste stesse aziende. Chiaramente l'articolo si conclude dicendo: in realtà le aziende internazionali fanno bene l'economia. Si cita uno studio di Prometea, una società di consulenza, e sostanzialmente si dice che, diciamo, questa relazione tra quelle che sono le aziende italiane e quelle che sono le aziende internazionali dovrebbe essere ulteriormente, diciamo, ulteriormente rafforzata. Ora, quello che dobbiamo dire io, quello che dobbiamo sottolineare su questo articolo, comunque molto interessante, diciamo, davvero, davvero scritto molto bene e molto lungo, è il fatto che, diciamo,
Quando si parla di settori industriali, di industrializzazione, si vuole fare industria in Europa, in Italia, in euro, chiaramente ci si trova di fronte a delle difficoltà enormi, perché fare industria in euro, fare industria in Europa, fare industria in Italia, nel sud Italia, non è conveniente, questo bisogna dirlo apertamente, cioè è chiaro che i capitali internazionali, i capitali esteri, cercano sempre, diciamo, dei luoghi dove ci sia una maggiore convenienza dei fattori produttivi. Il problema qui non è soltanto il fatto di rapporto con lo Stato, perché lo Stato potrebbe anche dire a queste aziende, per esempio, di ridurre le tasse, di ridurre le imposte, ma anche se tu riduci le imposte e le tasse, in un mondo economico dove fai industria in euro, comunque il costo dei fattori produttivi è notevolmente più elevato rispetto ai fattori produttivi che un'azienda internazionale, multinazionale, potrebbe acquistare altrove, diciamo, con prezzi molto più bassi. Quindi, in realtà, quello che succede in queste aziende non è un fatto, diciamo, così particolare o così eclatante, è semplicemente la conseguenza di una scelta sistemica che è stata realizzata in Europa di avere una moneta forte. E la moneta forte distrugge l'industria. Perché? Perché l'industria è un tipo di attività che si può fare ovunque vi sia presenza di fattori produttivi. I fattori produttivi si comprano, i fattori produttivi a basso costo sono presenti in moltissimi paesi e quindi le aziende vanno a fare, multinazionali vanno lì in quei paesi a fare le aziende, le produzioni e così via. Questo da un punto di vista ambientale, visto che questo è un periodo in cui si fa riferimento molto all'ambientalismo, è un'ottima cosa. Se nessuno, per esempio, acquistasse più l'Ilva, ambientalmente sarebbe un ottimo risultato, ma in generale tutte queste aziende che abbiamo ciclato, pure FCA, sono aziende che inquinano, insomma, fare industria significa inquinare, cioè questo deve essere chiaro, per quanto si possano fare, diciamo, dei sistemi produttivi che sono sostenibili ambientalmente, però in realtà le industrie pesanti inquinano. E quindi, per quelli che sono i sostenitori dell'ambientalismo, per quelli che sono, diciamo, ecco, questa sensibilità che si è venuta a creare, diciamo, ben venga, diciamo, si dovrebbe dire, la riduzione di tutte queste multinazionali, perché si tratta di inquinamento in meno che viene prodotto e quindi maggiore sostenibilità ambientale. Chiaramente c'è una questione occupazionale enorme, perché qui, diciamo, se sommiamo tra ArcelorMittal, Whirlpool, FCA e Unilever, che sono soltanto le aziende citate in questo rapporto, beh, arriviamo a qualche, forse 10, 15, forse anche più 15.000, 20.000 lavoratori. Chiaramente ci sarebbe un problema occupazionale enorme, però anche qui dobbiamo essere chiari, cioè, lo sappiamo che il sistema industriale è contrario all'occupazione, sappiamo che gli imprenditori se non chiudono sostituiscono il lavoratore con il robot o il lavoratore dell'ufficio con l'intelligenza artificiale, quindi c'è questa dinamica, diciamo, se non è economicamente determinata, nel senso dei fattori produttivi, diventa tecnologicamente derivata, nel senso proprio, diciamo, della sostituzione della forza lavoro con la tecnologia. Quindi con questo si vuole dire che sostanzialmente non c'è molto da fare, diciamo, con questi trasferimenti industriali, con queste situazioni, e possiamo dire semplicemente che questi territori devono cambiare la loro vocazione. Se non è più possibile tenere l'industria in Italia, non è più possibile tenere l'industria in Europa, allora, diciamo, si passa al contrattacco. Allora siano gli imprenditori italiani ad andare all'estero, ma all'estero dove? Chiaramente nei paesi dove è più conveniente. L'economia italiana sta per essere superata dall'economia dell'India e dall'economia del Brasile per produzione del valore aggiunto, per prodotto interno lordo, e quindi gli imprenditori italiani vadano, diciamo, in contesti dove possono produrre di più. Si facciano diciamo, questo l'abbiamo ripetuto più volte, si facciano delle leggi fiscali che inducano gli imprenditori italiani ad accorparsi, a fare delle aziende più grandi, perché questo problema che si viene, se non c'è nessun italiano che si compra l'ArcelorMittal, è solo perché le aziende italiane sono troppo piccole,
non riescono ad andare avanti, non riescono a sopperire alle crisi economiche, figuriamoci se potrebbero mai acquistare questi giganti. Quindi quello che bisogna chiedere al governo è veramente di fare delle leggi che aiutino le imprese italiane a diventare più grandi. Come si fa? Si danno degli incentivi agli imprenditori che si uniscono per mettere insieme delle aziende più grandi, si danno degli incentivi, si danno delle defiscalizzazioni, si danno anche dei quattrini. L'importante è che si risolva questo problema enorme del tessuto produttivo costituito dal 95% di piccole e medie imprese. Sono troppe, basta il 70%, 60% di piccole imprese, sono comunque tantissime. Deve esserci un 20-30% di grandi imprese, di imprese grandi che siano in grado di stare nella globalizzazione, di far fronte alle crisi del mercato, di andare anche aggressivamente nei mercati finanziari e quindi diciamo di risolvere tutte queste questioni che sono difficili da risolvere perché mancano i capitali e i capitali mancano perché mancano appunto le grandi imprese. Allora qui non si tratta più di fare un discorso di capitalismo familiare, perché il capitalismo familiare ha funzionato per quelle famiglie che venivano dal Novecento. Ora il capitalismo familiare non si può fare più perché non ci sono più le condizioni storiche, sociali per fare il capitalismo familiare. Allora si diano degli incentivi alle imprese per farle diventare più grandi. Cioè si dice a due aziende di medie dimensioni che si mettono insieme, non pagano delle tasse per un certo periodo, delle tasse sulla produzione del valore aggiunto, delle tasse dell'IVA, perché questo è l'elemento importante. Certo, noi vediamo che le regioni, gli enti, i comuni danno moltissime risorse per la costituzione di nuove piccole imprese, perché pensano in questo modo di risolvere la questione dell'occupazione. Va bene, ben venga l'investimento nelle piccole e medie imprese, la creazione dell'imprenditorialità, va bene, ma quante di quelle aziende poi resistono dopo un certo periodo? Quante di quelle aziende diventano grandi? E per farle diventare grandi c'è bisogno forse di ulteriori investimenti, e certamente sì. E allora, diciamo, la soluzione a questo dilemma non è nel rincorrere questa multinazionale piuttosto che quell'altra, perché le multinazionali hanno dei loro piani. E i governi, no, cioè per tenersi le multinazionali, è un costo che non possono sostenere. E allora si facciano altre cose, si guardi, diciamo, al contesto imprenditoriale italiano, si cerchi, diciamo, di creare delle medie, delle aziende di grandi dimensioni e si prenda atto del fatto che stare in Europa con l'euro forte significa ridurre l'industria. Significa perdere l'industria, è normale che sia così, non c'è niente di strano in questo, anzi, questo fenomeno lo possiamo dire, aumenterà sempre di più. Chiaramente sì, perché costa troppo ad una multinazionale che fa un business plan di sviluppo per la produzione, per l'impiantistica, per gli impianti di produzione, certamente eviterebbe di individuare nell'Europa un'area di interesse. Ci sono moltissimi paesi nel mondo dove si può produrre a costi bassi, perché investire in Europa? Questo è assolutamente comprensibile, diciamo, ed è assolutamente nell'interno di quelle che sono le scelte economiche. E questo è il lato delle multinazionali. Lo Stato, però, lo Stato italiano deve avere degli obiettivi. Cioè le politiche economiche, adesso non per ritornare a Giolitti, al big business, a queste teorie qui, però diciamo che cioè, la classe dirigente non è che può essere fatta soltanto di politici e banchieri, ci vogliono anche gli industriali, ma questi industriali non possono essere quelli che si sono creati nel Novecento, ce ne vogliono di nuovi. E questi industriali nuovi si creano soltanto in un modo, dando degli incentivi alle aziende per riunirsi, per creare delle aziende più grandi, per prendersi più responsabilità anche per quei beni, come per esempio la Mittal, che diciamo la Ilva, che potrebbero richiedere degli investimenti specifici. Quindi l'obiettivo è da un lato, come dire, comprendere che rispetto alle modificazioni della globalizzazione diciamo pochissime possibilità. Dall'altro lato, incentivare con forza i processi di fusione tra aziende italiane.